Bentrovati a questa edizione speciale del TG6. Nell'intervallo della partita Pro Vercelli-Pescara apriamo con l'economia. 100 imprese, centro di ricerca, sindacati e istituzioni si sono riuniti oggi a Pescara per parlare di sviluppo economico e di strategie di crescita in vista della nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020. Francesca Romanatesti. Il goto dell'imprenditoria abruzzese è riunito in un incontro alla presenza di sindacati, istituzioni regionali, per ragionare su politiche economiche in un momento in cui qualcuno parla di piccola ripresa. Si parla qui ancora di più della strategia industriale di questa regione, è la prima volta che in Abruzzo si fa un'operazione di questo genere, cioè qui ci sono le 100 imprese principali della nostra regione, ci sono le 3 università ampiamente rappresentate, i centri di ricerca, poi ci sono naturalmente sindacati e organizzazioni di categoria e oggi noi qui fissiamo la nostra strategia industriale per i prossimi anni e la scelta è centrare questa nostra strategia sulla sostenibilità. Sono ben 82 le crisi aziendali che minacciano il futuro di migliaia di lavoratori in Abruzzo, come spiega anche l'assessore alle attività produttive Giovanni Lolli. Credo sia sbagliato guardare il sistema industriale come tanti punti separati tra loro, noi dobbiamo guardarlo come un sistema. Se riusciamo a guardarlo come un sistema integrato è possibile che troviamo le migliori soluzioni possibili anche per i punti di difficoltà. Cosa si può fare per cercare di attrarre investimenti in Abruzzo? Diventare una regione più ospitale di quello che non siamo. Ospitale significa che i nuclei industriali debbono funzionare, che c'è la banda larga, che ci sono i servizi per l'approvvigionamento energetico e per il riuso dei materiali e soprattutto per il riciclo che sia adeguato, che ci sia un sistema di depurazione moderno. Queste sono le cose che servono. Abruzzo quindi tra crescita economica da un lato e rischio posti di lavoro dall'altro. La CISL nel corso dell'incontro istituzionale con gli imprenditori ha spiegato potenzialità e debolezze di una economia che cambia. Ascoltiamo. I sindacati sono ottimisti, il 2016 si apre con il segno più e questo è un messaggio incoraggiante che arriva dopo lunghi anni di crisi. Una ripresa lenta ma costante. La cosa importante è che nel nuovo contesto dell'economia internazionale non sembra, ma l'Abruzzo si va riorganizzando. L'importante è fare sistema. Dopo la legge 40 che ha costituito i poli e le reti, incominciamo con le collaborazioni, e questo è un segno importante, l'iniziativa di oggi, tra imprese, università, centri di ricerca, perché si vince sui mercati se si ha la capacità di innovare. E questo è un segno positivo che dimostra che ci si sta preparando alla ripresa in modo sostanziale. Le cose da fare restano tante ancora. Ma se è vero che da un lato si parla di ripresa, dall'altro in Abruzzo, da pochi giorni è scoppiata un'altra emergenza lavoro, il caso Brioni, che ha annunciato 400 esuberi nel suo organico e il 9 marzo è stata proclamata la mobilitazione da parte delle sigle sindacali e anche delle forze politiche. La crisi dell'azienda, del tessile, del settore tessile è una cosa molto grave perché rappresenta la vita economica di quel territorio. L'azienda ha avuto problemi seri anche per quanto riguarda l'alluvione e così via. Abbiamo lavorato con la regione affinché venisse messa in condizione di essere aiutata. Adesso bisogna fare uno sforzo. Un grande gruppo multinazionale come questo non può che avere capacità di progetto per il futuro. Bisogna considerare questo sito come un sito importante per i nuovi progetti. Continuiamo con il nostro giornale. Calano ancora i prestiti erogati alle imprese. Il dato che pone l'Abruzzo all'ultimo posto in Italia emerge da uno studio di Confartigianato. Alfredo Primante. Abruzzo maglia nera d'Italia per i prestiti alle imprese e all'artigianato. A settembre 2015 si è registrato, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, una flessione dello stock dei prestiti pari al 8,1%, dato inferiore alla media nazionale che è del meno 4,7% e che colloca la regione all'ultimo posto della graduatoria nazionale. E quanto emerge da un approfondimento che Confartigianato Abruzzo ha condotto su un'elaborazione del centro studi della Confederazione Nazionale. A livello provinciale il calo più consistente si registra nel Teramano, meno 11,4%. Seguono la provincia dell'Aquila, meno 8,9%, quella di Pescara, meno 8,2% e quella di Chieti, meno 7,7%.
Per quanto riguarda le sofferenze bancarie, nel Chietino sono pari a 1.252 milioni di euro, nel Teramano 1.135 milioni, nel Pescarese 782 milioni e nell'Aquilano 502. L'Abruzzo, infine, è tra le 8 regioni che fanno registrare i tassi attivi effettivi sui finanziamenti più alti. La situazione è drammatica e lo diciamo da tempo, afferma il direttore regionale di Confartigianato Daniele Giangiulli. Questi dati ne sono l'ennesima conferma e diventano ancora più significativi se si considera che i valori sono in peggioramento per il quinto trimestre consecutivo. Non si può più tergiversare, è arrivato il momento di dare delle risposte e la regione non può più sottrarsi al confronto. È a rischio i lavoratori del petrolio a causa del basso prezzo del greggio e della campagna contro la petrolizzazione. Questa è la denuncia di Confindustria, che indice una manifestazione di sensibilizzazione domani a Pescara in piazza Salotto. Ascoltiamo. Calo drastico del prezzo del greggio e lavoratori del petrolio in crisi. Tra le denunce fatte dagli addetti ai lavori anche quella del fango gettato sul caso Ombrina, che ha visto una lunga campagna contro le piattaforme petrolifere alle quali anche l'Abruzzo ha partecipato, e per questo domani è stata annunciata una manifestazione di sensibilizzazione a Pescara alla quale parteciperanno anche i sindacati. Era una crisi annunciata, dovuta sia in parte al prezzo del petrolio che sta scendendo, ma anche al fatto che si è creata un'onda polemica sulle piattaforme petrolifere, che, ripetiamo, non sono una sorpresa e una novità per l'Abruzzo, sono realtà che esistono in Abruzzo da molto tempo e che comunque questa onda mediatica negativa sicuramente porterà una crisi ulteriore in un settore già vessato da un prezzo del prodotto molto basso. A rischio ci sarebbero 200 posti di lavoro, ma il timore è che possano crescere molto di più. Tre finora sono le società che hanno aperto le pratiche di mobilità. Si sta demonizzando un'attività che è necessaria per lo sviluppo dell'Italia. Noi dipendiamo dal petrolio ancora, dipenderemo ancora per molto tempo dal petrolio, quindi si trattava di trovare il modo di avere un petrolio di casa a un costo sostenibile e a un impatto ambientale sostenibile. Abbiamo rinunciato a questa opportunità. Quella di domani sarà una manifestazione che vuole puntare a cosa? Innanzitutto a sensibilizzare l'onestà intellettuale di quelli che vogliono affrontare il problema del petrolio in Abruzzo con un occhio all'ambiente e un occhio allo sviluppo e non con un occhio al bacino elettorale soltanto. E a tal proposito si è costituito anche a Teramo il coordinamento provinciale Vota Sì per fermare le trivelle, un coordinamento aperto a tutti i comitati, associazioni e sindacati. Il coordinamento auspica che i sindaci dei comuni teramani vogliano impegnarsi nel referendum. L'Abruzzo sta combattendo da anni una dura battaglia contro la petrolizzazione che ha visto una mobilitazione senza precedenti. Come in tutta Italia, dopo la costituzione di un comitato referendario nazionale e regionale e anche in provincia di Teramo, le principali organizzazioni non governative, associazioni, comitati e movimenti si organizzano e si danno strumenti per lavorare concretamente sull'informazione per portare gli italiani al voto in occasione di domenica 17 aprile, proprio per dire no alle trivelle in mare. A parte lo scopo del coordinamento, come funzionerà questo punto provinciale? Bene, ci rivolgeremo innanzitutto alle istituzioni locali, alle associazioni di categoria più direttamente colpite dalla petrolizzazione, quindi associazioni dell'economia, del turismo, dell'agroalimentare e della pesca, perché ci sia una mobilitazione di massa e perché si vada, ripeto, a votare in un appuntamento che è decisivo per le sorti dell'economia della nostra provincia. Ai primi rappresentanti dei cittadini abruzzesi, il coordinamento chiede di impegnarsi per dare seguito a quella mobilitazione, facilitando una pronuncia larga e netta del sì contro le trivelle. Il coordinamento è aperto alla partecipazione di tutti, comitati, associazioni, sindacati della provincia di Teramo. I partiti e i movimenti politici potranno invece appoggiare il coordinamento e aderire alle singole iniziative. Cambiamo argomento, la cronica carenza di personale al Tribunale di Teramo finisce sul tavolo del Ministro della Giustizia Andrea Orlando. A lanciare l'ennesimo grido d'allarme a proposito è il Presidente degli Ordini degli Avvocati di Teramo, Guerino Ambrosini. Ascoltiamolo.
ascolto e disponibilità a valutare le possibili soluzioni a un problema che sta mettendo in ginocchio uno dei tribunali più importanti d'Abruzzo. A dimostrare tale sensibilità è stato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che all'atere della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio Nazionale Forense, svoltasi a Roma, ha incontrato il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, Guerino Ambrosini, ricevendo dalle sue mani una relazione scritta sulla carenza di organico che nel Palazzo di Giustizia di Teramo rendono ormai da mesi difficile erogare persino i servizi essenziali. Questi giorni le cancellerie vanno a singhiozzo, vengono chiuse e addirittura ci sono cancellerie che aprono solo 2 giorni a settimana per 3 ore, quindi con gravi problemi per gli utenti, gli operatori del diritto e anche per i cittadini stessi. Come tribunale credo che sia tra i più grandi in Abruzzo, se non il più grande come iscrizione di cause a ruolo, sia nel civile che nel penale. Nel 2015 ci sono state 229 fallimenti, ciò che in Abruzzo non ha riscontri, le esecuzioni immobiliari sono tante, ma anche il civile ordinario è tanto. Anche con il processo telematico, che noi eravamo all'avanguardia come tribunale di Teramo, adesso ci troviamo in difficoltà perché non ci sono operatori che scaricano gli atti, non che vengono depositati telematicamente. E a Silvi questa mattina si è svolta l'assemblea dei sindaci, il caso è quello del consorzio di bonifica Piombaffino, accusato di aver nominato un nuovo direttore senza i requisiti richiesti, e quello dei compensi ai consiglieri del CDA. Il caso finisce alla Corte dei Conti attraverso un esposto. Un caso scoppiato dopo la dipartita del direttore del consorzio di bonifica Piombaffino, Franco Gerardini, che ha ottenuto un nuovo incarico, e la scoperta della nuova nomina affidata a Carla Carpegna, e oltre a questo il caso delle indennità ai membri del consiglio di amministrazione. Dopo più di una richiesta di chiarimento da parte dei sindaci di Atri, Pineto, Silvi, Arzita, Castiglio Messer e Raimondo, la decisione è stata quella di presentare un esposto alla Corte dei Conti, e proprio oggi, nel corso dell'assemblea dei sindaci in causa, a presentarsi è stata la neodirettrice contestata, Carla Carpegna, giunta per chiarire alcuni punti. Ho accettato di prendere quell'incarico specificando nella delibera che sarebbe stato esclusivamente a tempo determinato per 60 giorni, solo per gli atti di ordinaria amministrazione, e nelle more dell'espletamento di un nuovo avviso pubblico che in effetti di lì a poco è uscito ed è stato pubblicato. L'incontro con la Carpegna è stato accolto con favore da parte dei sindaci, che restano però sulle loro posizioni e spiegano che a quel tavolo probabilmente avrebbe dovuto presentarsi qualcun altro del consorzio di bonifica citato. Prendiamo atto che la dottoressa Carpegna è stata coraggiosa, si è presentata, è venuta, ha partecipato al dibattito. Probabilmente era più logico che venisse qualcuno in rappresentanza del consorzio. Noi abbiamo fatto 2 note al consorzio Piombaffino e non ci hanno risposto. La prima nota riguardava la determina della liquidazione dei compensi, su cui noi riteniamo che non debbano essere dovuti. Poi abbiamo saputo, anche in virtù in quella delibera, in quell'assemblea dei sindaci di cui faceva riferimento la dottoressa Carpegna, che era stata nominata facendo funzioni, quindi la nomina di direttore del consorzio, e avevamo sollevato in quella sede dei dubbi, e quindi alla luce di questo abbiamo scritto una successiva nota chiedendo spiegazioni, perché ritenevamo che la dottoressa Carpegna, anche nel ringraziarla della sua opera che sta prestando per il consorzio, non abbia quei requisiti per ricoprire quel ruolo e quella carica. Non ci hanno risposto, quindi noi riteniamo che sia giusto da amministratori pubblici chiedere un'interpretazione, un chiarimento alla Corte dei Conti. Cambiamo nuovamente argomento. Gli sbarchi dei migranti in fuga dalla guerra in Siria, la povertà è una primavera araba che non c'è. Questo il titolo del convegno svoltosi a Pescara presso la sede del Partito Socialista e dell'Associazione Idee e Territorio. Antonio Recanati. A sud del Mediterraneo, il caso Siria è stato il titolo del convegno dibattito che si è svolto a Pescara presso la sede del Partito Socialista Italiano dell'Associazione Idee e Territorio. A promuoverlo è stato Giorgio D'Ambrosio, ex parlamentare, presidente dell'associazione stessa. La primavera araba purtroppo si è rivelato un flop, cioè quello che doveva essere una ventata di libertà si è trasformato in una carneficina. Noi vogliamo appunto affrontare questo tema, che poi si allarga alla Siria e a tutto il resto, per renderci anche conto di come stanno andando le cose.
cose per cercare di capire ciò che accade, con la speranza che noi, che siamo stati fortunati, da 75 anni non abbiamo vissuto la guerra, non ce la ritroviamo dentro casa la prima occasione. Il convegno ha visto tra l'altro la presenza dell'ex assessore regionale Mimmo Sroor, di origine siriana. Quella che hanno voluto chiamare primavera, ma primavera non è, ha portato solo morte, ha portato solo distruzione, questo sta avvenendo in tutto il sud del Mediterraneo, in Siria, anche ad est del Mediterraneo. Le conclusioni del convegno sono state affidate al senatore di Forza Italia Antonio Razzi. Perché è chiaro che la guerra dispiace a tutti, qualsiasi nazione che si trova in guerra, che bambini o donne innocenti muoiono per colpa di egoismo, di persone egoisti che vogliono arrivare al potere o che vogliono sfruttare i giacimenti minerari, o diciamo, questo non è una cosa bella. E con un omaggio ad Umberto Eco, il professor Dante Marianacci ha presentato la sua ultima fatica letteraria, una raccolta di poesie dal titolo Scenari della mente. Paolo Renzetti. Ultima fatica letteraria del professor Dante Marianacci, Scenari della mente. Parliamo di un libro di poesie, come mai questo titolo e come mai questo libro? Beh, la parola scenari evoca almeno tre cose, insomma, lo scenario è l'insieme che costituisce un palcoscenico, una rappresentazione teatrale, un film, eccetera. Allo stesso tempo può essere un bel paesaggio, ma può essere anche uno scenario, per esempio, internazionale, mondiale, sociale, eccetera. E quindi questo titolo raccoglie e sintetizza un po' anche il significato di questo libro. Un libro che è un viaggio nella memoria, un viaggio nell'immaginazione, un viaggio nella letteratura. La memoria, come diceva un grande poeta sudamericano, Borges, non è mai la stessa, non è mai la stessa moneta, cambia continuamente, nel senso che quando noi evochiamo il nostro passato, le nostre esperienze, la nostra vita, la immaginiamo, la sogniamo più che vivere realmente. Io credo molto nella poesia. Qualcuno come Montale ha detto che le poesie sono inutili, esagerando, e non so, un grande esistenzialista ha detto nessun bambino viene salvato, che muore di fame, viene salvato da un libro. Però un grande regista portoghese, che è mancato da poco, tra l'altro vincitore di uno dei premi Flaiano, De Oliveira, mi disse, quando venne a Pescara, mi disse: guardi, si ricordi che un libro serve a non farci sentire mai soli. Scendi dalle montagne alte, con le rocce a strapiombo che mutano colore, spinge di natura che invoca la pace, i pascoli d'altura lentamente scendono al piano, inseguendo le malattie dei soli. Ed è tutto per questa edizione speciale, vi lascio alla partita Provercelli-Pescara.